Sono due formazioni che hanno saputo sorprendere nei loro rispettivi gironi, mettendosi in mostra e vincendo partite tutt'altro che facili, dimostrando di essere all'altezza di squadre come Juventus, Roma e Lazio. Ma adesso viene il bello, adesso non si può più sbagliare. Dallo stadio Luigi Meroni di Ripi, buongiorno a tutti da Mattia Barogno della Giovane Italia, pronto per raccontarvi Frosinone-Sampdoria, l'andata degli ottavi di finale dei playoff Under 16. Alle formazioni, partendo da quella di casa di Luigi Marsella, che schiera un 4-3-3 con Menghini, Carpentieri e Befani a completare il tridente d'attacco. Castellani, la sorpresa, centrocampo come mezzala destra, Forni davanti alla difesa e il solito capitan Mancini con la Francesco, Reali, Grande e Mirenzi. La Sampdoria risponde con un 3-4-2-1 con Musio, Valenza, Terranova e Viani, Semino, Parodi, Tesoro, preferita Scandi a centrocampo, Fruscione, Mirto, Forte e Paratici, ma controlla i suoi colleghi. E allora si comincia, via all'andata degli ottavi di finale. Un giocatore veramente da tenere d'occhio per il futuro, Terranova. Attenzione a Forte che apre per Semino, che è tutto isolato. Palla messa dentro, invece no, prova la conclusione Semino. Rossi blocca, ma c'era solo sul secondo palo Mirto, pronta a ricevere. Di lui. Occhio al retropassaggio sbagliato, dove c'è Forte. Ancora una volta Rossi. Parte Mancini che prova la punizione, che esce di un niente al lato di Musio, che è rimasto immobile, non si è neanche buttato. E si parte allora, via la seconda frazione di gioco di Frosinone Sampdoria. Può andare Giuseppe Forte, allarga per Semino, punta al numero 7, ottimo il dribbling, prova a rientrare sul destro, non c'è assolutamente nulla, ma si rialza Semino, tetto per Forte che controlla, palla per Mirto che segna il gol dell'1-0, il numero 8 Mirto, vantaggio Sampdoria al quarto minuto del secondo tempo. Che bello l'assist di Forte, ma tutto è nato dall'intraprendenza di Semino sulla fascia sinistra, dopo che ha fatto tutto il primo tempo sulla fascia destra. In questo caso viene adattato come quinto verso il secondo palo, dove c'è il colpo di testa di Reali, debole. Era buona l'idea del numero 6, facile la presa per Musio che può bloccare ovviamente, ma attenzione alla Samp che attacca palla dentro con Forte, ed è calcio di rigore, il fallo di Rossi sul numero 10. Rossi che chiede spiegazioni. Parte Forte, Giuseppe Forte trova il 23esimo gol ed è importantissimo perché è il gol del raddoppio, 2-0 per la Sampdoria. Non viene battuta direttamente la punizione, ora Castellani sbaglia il controllo, può ripartire la Samp, vince il contrasto e attenzione che si immola verso la porta, Svietkin che sbaglia a tu per tu con Rossi, e questa è un'occasione pesantissima che ha sbagliato Svietkin, incredibile errore Rossi, è stato fantastico ma non è finita. Scandi, ancora Scandi, vada solo Scandi, non è finita. Lelli prova a sfondare, Lelli, palla per Svietkin, non tira la Samp e spreca tantissimo. Prova a liberare Luca e Valenza torna indietro al proprio portiere, spazza via Musio. Siamo già al 46esimo minuto, vedremo se al termine questo minuto fischierà l'arbitro Borghi. Intercetta Viani, poi Fruscione, ancora Viani. Finisce qui, la Sampdoria vince 2-0 l'andata degli ottavi di finale dei playoff di Under 16. Batte il Frosinone in casa grazie alle reti di Mirto e Forte su calcio di rigore in vista del ritorno. Sarà una partita tutt'altro che facile per il Frosinone.